Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi vediamo assieme alcuni dei miei prodotti top preferiti del momento, dedicati alla skincare viso. Allora, direi di iniziare subito e iniziamo con i detergenti. Ve ne ho scelti due. Come primo detergente volevo farvi vedere questo Aloe Cleansing Foam di Olika Olika. Questo è un brand di skincare coreana che potete trovare nella mia profumeria online Nuvole Blu. Come al solito vi lascio nell'info box tutti i link dei prodotti citati nel video. Questo è uno degli ultimi prodotti arrivati e mi sta piacendo veramente tanto. Si tratta di un gel detergente. Ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, riderge a fondo la pelle, però allo stesso tempo rimane molto delicato, ha una leggera azione calmante e lenitiva anche nei confronti dei rossori, perché comunque è un detergente, come potete anche facilmente intuire, realizzato a base di aloe vera e è un prodotto che mi sta piacendo tantissimo. Qui dice che non contiene solfati e contiene appunto il succo di aloe vera. Non contiene solfati perché contiene dei tensioattivi molto più delicati e oltre alla presenza dell'aloe vera troviamo anche gli estratti di seta, gli estratti di mais, cetriolo, betulla ed altri ingredienti, oltre che centella asiatica. La centella asiatica, tra l'altro, è un ingrediente molto utilizzato nella skincare coreana e soprattutto per quanto riguarda i trattamenti dedicati alle pelli delicate, sensibili, trattamenti antirossore. Quindi questo gel è veramente ottimo, si può utilizzare mattino e sera, ha una consistenza particolare perché vedete, sembra quasi sembra proprio, non so se si riesce a vedere, però sembra proprio la polpa del gel, la polpa di aloe vera, no? Poi a contatto con la pelle si trasforma quasi in acqua. È un detergente che fa una schiuma molto delicata, ovviamente dovete emulsionarlo con acqua. Fa una schiuma delicata, però comunque presente, una schiuma particolarmente cremosa. Non so, forse si riesce già a vedere qualcosa. È una schiuma che diventa cremosa, però allo stesso tempo è molto soffice, cioè non vi va assolutamente a seccare la pelle. Poi, ragazzi, questo prodotto ha una profumazione che forse è la cosa che mi colpisce di più. Ha una profumazione incredibile, ha una profumazione fresca, freschissima. E non lo so, quasi mi ricorda il mare, però non è assolutamente una profumazione salina, però mi ricorda proprio quell'aria fresca di mare. È una quasi ora non so come descrivervi questa profumazione, però vi direi di provarlo anche solo per la profumazione, perché a parte che è un ottimo prodotto, perché è un qualcosa di spettacolare. È una profumazione fresca. Non lo so, mi ricorda una passeggiata sul mare, però vi dico, non è una profumazione salina, è molto particolare, è una profumazione buonissima. Sono certa che se provate questo prodotto mi darete ragione perché è molto particolare, poi soprattutto è molto molto piacevole. Vi deterge a fondo la pelle senza assolutamente seccare, ha questa azione calmante e lenitiva sulla pelle data la presenza dell'aloe vera, un prodotto ottimo. Tra l'altro comunque un prodotto molto concentrato, ne basta poco, anche il pack è molto molto invitante. Allora, sono 150 ml e vi dura una vita perché appunto è un trattamento che è molto molto concentrato. Mi piace molto anche il pack, guardate che bello, proprio realizzato a forma di foglia di aloe vera. E di questa linea, di questo brand, trovate sempre su Nuvole Blu anche altri prodotti. Ad esempio c'è anche il gel idratante, molto buono anche questo, però diciamo che fra tutti i prodotti questo dovete provarlo, è veramente eccellente. Quando l'ho provato la prima volta sono rimasta estasiata. Oltre al fatto che deterge così bene la pelle senza seccare, cioè vi rinfresca anche la pelle, quasi un trattamento, quasi anche detossinante, no? Però sempre molto delicato. È veramente un ottimo, ottimo prodotto, vi consiglio di provarlo. Come sempre la skincare coreana
per me è un'eterna conferma. Poi un prodotto molto diverso è questo gel schiumoso illuminante di questo brand Gli Elementi. Anche questo è un brand che mi piace particolarmente, tra l'altro è un brand presente anche nelle spa. Anni fa avevo provato dei prodotti dedicati alla cura del corpo, poi l'azienda mi aveva inviato dei trattamenti viso veramente eccellenti. Dei quali potete trovare la recensione sul mio blog Nuvole di Bellezza, vi lascio i link eventualmente. E, poi, ovviamente, nel corso del tempo, ovviamente ci sono state delle novità. Tra l'altro, hanno fatto anche una maschera all'oro, veramente una cosa molto interessante. C'è anche il siero all'oro con le perle d'oro all'interno. Ma in questo video volevo parlarvi di questo appunto gel schiumoso illuminante. Anche questo mi sta particolarmente piacendo. È un detergente che trovo anche in questo caso molto concentrato e ha questa bellissima azione illuminante sulla pelle. È un gel crema, vedete? Ha questa consistenza quasi perlata, no? Guardate, sembra una perla. Guardate la luminosità ed effettivamente poi questa luminosità ve la ritrovate anche sul viso. Ora, ovviamente stiamo parlando di un detergente, quindi è un prodotto che va inserito all'interno di una skincare illuminante, no? Tra l'altro vi ho fatto un video dedicato a tutti i prodotti per una skincare illuminante, non so se lo vedrete prima o dopo di questo video. In ogni caso, ecco, questo sarebbe un trattamento perfetto da inserire all'interno di quella skincare. Questo è un gel che però quasi si trasforma in una crema, è un gel schiumoso, molto cremoso, molto morbido, deterge a fondo la pelle senza seccare, vi lascia questa pelle molto liscia, levigata, assolutamente non secca la pelle, però pulisce in profondità e mi piace, è un trattamento che mi piace veramente tanto. Molto buona anche la profumazione, molto delicata, una profumazione che sa quasi di spa. Ma questi sono appunto sono trattamenti che vengono utilizzati anche nelle spa, in ogni caso. La formula è molto ricca, ora non mi dilungo. In ogni caso è un gel detergente che vi fa già un primo trattamento, perché comunque è molto ricco di attivi illuminanti, ma anche leviganti. Sono 200 ml, Made in Italy, il flacone è in plastica, ottimo, ottimo prodotto, mi sta piacendo particolarmente. Sempre di gli elementi, passiamo ad un peeling enzimatico. Questo di nuovo è un trattamento veramente top. Sto parlando appunto di questo peeling enzimatico e anche questo è un trattamento assolutamente consigliato. Vi aiuta a levigare la pelle con un'azione levigante, efficace ma allo stesso tempo delicata. Infatti, comunque è un prodotto indicato anche per le pelli delicate e sensibili. L'azione esfoliante viene data dall'enzima della papaya e poi troviamo anche gli alfa idrossiacidi naturali. È un trattamento molto molto buono. E appunto troviamo gli acidi della frutta. Però si tratta appunto di che hanno un'azione sfogliante, però vi dicevo si tratta di un prodotto che rimane molto molto delicato e bilancia perfettamente la parte sfogliante, questa esfoliazione delicata con un'azione più nutriente. Infatti troviamo anche il burro di karité fra gli ingredienti, troviamo l'olio di argan. E poi ovviamente una serie di estratti di frutta come mirtilli, poi troviamo anche lo zucchero di canna, estratti di salvia, estratti di limone, papaina ed altri ingredienti. Questo si applica sulla pelle pulita, quindi si lascia in posa per qualche istante e quindi si rimuove con acqua tiepida. Qui dice di rimuovere dopo 5-10 minuti. Ovviamente se è la prima volta che utilizzate questo trattamento vi consiglio di fare una posa minore, no? Anche se comunque è un prodotto molto delicato, io lo tengo in posa anche 10-15 minuti e mi leviga la pelle però senza arrossare, assolutamente senza niente. E questo è un gel, anche questo ragazzi ha un profumo
Questo prodotto ha un profumo incredibile, questo sa proprio di caramella, di caramella alla frutta, quelle con lo zucchero sopra. A me non piacciono le caramelle, però il profumo è quello lì. È proprio il profumo di quelle caramelle alla frutta con lo zucchero sopra. Non so se avete presente. È un profumo comunque buonissimo, eh? E questa è la consistenza del prodotto. Eccolo qua. E comunque vedete, è un gel. È un gel molto, molto delicato, si stende facilmente e è un prodotto veramente ottimo. Vi leviga la pelle e aiuta la pelle ad essere più attiva poi nei confronti dei trattamenti successivi. Quindi veramente ottimo, ottimo prodotto, assolutamente consigliato. Così come consigliato è questo tonico meraviglioso di Fresh alle rose. Allora, questo è un tonico del quale avevo già scritto una recensione su Nuvole di Bellezza, infatti non mi dilungo più di tanto, vi lascio come sempre il link in descrizione. E questa è un'altra confezione che avevo comprato più di recente e è un prodotto che mi è piaciuto tantissimo. Questa è la confezione più grande da 250 ml, però sono presenti in commercio anche le versioni più piccole. Anche perché anche questo tonico ha un costo piuttosto importante. È questo tonico molto concentrato che vede in infusione questi petali di rosa. Questi petali di rosa che appunto rendono il prodotto ancora più concentrato, appunto. E questo è un perfetto tonico anti-età dall'azione levigante ed illuminante. Mi piace tantissimo. Ha una buonissima profumazione. Sa proprio di rosa, una profumazione fresca di rosa, è un tonico molto piacevole, si può utilizzare mattino e sera e nell'immediato vi dà un effetto di pelle levigata e compatta. Poi se lo utilizzate tanto notate anche una pelle più luminosa, no? Più luminosa, più radiosa. Qui dice che elimina anche le impurità. Effettivamente, questo è sia un tonico idratante, però allo stesso tempo, almeno secondo me, però effettivamente viene anche riportato sulla confezione, svolge anche un'azione astringente, più che altro astringente sui pori, quindi comunque avete questa azione levigante e di conseguenza poi anche illuminante nel tempo, è data anche da questa pelle più, dalla grana della pelle più uniforme, perché i pori comunque vengono ristretti. Ovviamente con un'applicazione, non, cioè, questi sono trattamenti che vanno appunto utilizzati con costanza e poi comunque già da metà flacone riuscite a vedere questi risultati. Mi piace veramente tanto. Poi comunque la rosa è un potente attivo anti-età, anti-rughe, quindi è sempre bene inserirlo all'interno della propria skincare. Quindi veramente ottimo, ottimo prodotto. E lo trovate anche da Sephora e sono presenti diversi formati. Quindi, e stavo pensando comunque una volta, perché sì, quando voi applicate il prodotto sul dischetto, a volte vengono fuori anche questi pezzettini di rose, di petali di rose, però una volta terminato il prodotto penso che rimarrà comunque un residuo, perché guardate, è un tonico veramente pieno, no? Di petali di rosa, non hanno sicuramente risparmiato prodotto, guardate, e quindi pensavo magari all'interno di metterci un idrolato di rose e non lo so, poi comunque proverò a fare degli esperimenti avendo comunque questi petali di rosa che comunque sono comunque ricchi di attivi, no? Allora, andiamo avanti. Andiamo avanti, vi faccio vedere un siero che viene chiamato Elisir di giovinezza ed effettivamente viene chiamato così per un motivo. Si tratta di Heisenberg, anche questo è un brand che trovate da Sephora ed è appunto questo concentrato illuminante.
un concentrato illuminante che contiene diversi ingredienti, dall'azione liftante, illuminante per una pelle più compatta e visibilmente più giovane fin dalle prime applicazioni. Contiene ginkgo biloba, tè verde, poi contiene uno speciale complesso un complesso con biotecnologie dall'azione che vi aiutano a tendere la pelle, agenti riflettenti di luce. Non so se riuscite a vederli dalla texture, per un'azione antifatica, peptidi antietà. Io spero che si riesca a vedere dalla texture questi attivi, questi, vedete questa perlescenza dorata, guardate, addirittura sembra miele. Ha questa perlescenza dorata e all'interno troviamo queste particelle micro riflettenti che vi aiutano a dare alla pelle un aspetto immediatamente più bello. Infatti questo è un prodotto che viene utilizzato sia come trattamento, perché è un siero antietà molto ricco di peptidi, antietà antirughe, dall'effetto tensore, però allo stesso tempo ha anche questa azione quasi di make up, no? Quindi questo utilizzato sotto il trucco per un evento speciale, perché comunque anche questo è un prodotto abbastanza di lusso, per un evento speciale applicate questo sotto il make up e il make up avrà indubbiamente una resa più bella. Questo è allora, non lasciatevi ingannare dalla texture in gel, perché anche a me inizialmente non aveva convinto molto, perché ho detto la texture in gel poi magari fa i pallini col fondotinta, invece no, questo è un gel di una qualità veramente eccellente. Comunque la formula è sapientemente studiata e comunque stiamo parlando di Heisenberg, che è un brand di un certo livello, ed è appunto un gel che non rimane appiccicoso sulla pelle. Una volta che viene assorbito vi leviga la pelle, vi regala questo effetto di pelle più luminosa e liscia. È veramente un ottimo ottimo prodotto, è antifatica viso e occhi, quindi potete utilizzarlo anche nella zona del contorno occhi. Questa è una cosa molto molto bella e molto interessante e utile soprattutto. Potete utilizzarlo da solo come un vero e proprio siero, oppure potete miscelare qualche goccia di prodotto direttamente nel vostro fondotinta. Io però preferisco, cioè quando lo utilizzo, preferisco utilizzarlo come base sopra la quale poi vado a stendere il fondotinta. Prodotto eccellente, infatti vedete, vi lascia una pelle comunque luminosa che riflette la luce. Quindi riflettendo la luce anche le linee di espressione, le rughe appaiono come rimpolpate. E poi vi dico, non è solo una base trucco, ma è proprio un siero di giovinezza, perché all'interno questi attivi e questi ingredienti anche antiossidanti come il tè verde, che vi aiutano proprio a migliorare visibilmente lo stato della pelle. È inoltre un potente siero antifatica e vi risveglia l'incarnato. È molto bello anche il pack, è un packaging airless come potete vedere, quindi cioè man mano il prodotto sale, il tappo è molto pesante in acciaio. Veramente ottimo, ottimo prodotto, assolutamente consigliato. Poi andiamo avanti, vi faccio vedere un altro siero altrettanto prezioso. Sto parlando di Dior L'Intense Rescue della linea Capture Youth. Questo praticamente è un siero in olio rivitalizzante che praticamente promuove la riparazione della pelle secca. Contiene olio di argan, iris fiorentina e acidi grassi di tamanù, che aiutano proprio a supportare la pelle nella componente lipidica. Infatti appunto questo è un trattamento, è proprio un siero in olio dalla texture però molto leggera, che vi aiuta proprio a riparare la pelle secca. Ripara la pelle secca, porta lipidi, lasciando una pelle morbidissima. E è un trattamento veramente eccellente, appunto indicato per una pelle secca, per una pelle anche stressata e che ha bisogno di essere in qualche modo rigenerata, ristrutturata. Questo è un trattamento da 30 ml, può essere utilizzato mattina e sera. Non ne ho utilizzato tanto, ancora tanto, però mi ha colpito da subito e mi sta particolarmente piacendo. Allora, questa è la texture.
È proprio un siero in olio. Però ecco, non fatevi ingannare perché comunque ha una texture che si assorbe rapidamente e non rimane assolutamente oleoso. Non è assolutamente un siero oleoso, si fonde perfettamente nella pelle e non è oleoso, però vi lascia la pelle molto morbida con un effetto quasi vellutato. Infatti, questo è proprio un trattamento. Cioè, se avete la pelle secca, questo assolutamente ve lo consiglio. Ve lo consiglio perché vi aiuta proprio a rigenerare la pelle. È come se desse ristoro alla pelle. Comunque, il suo nome, Intense Rescue, è particolarmente indicato. Infatti, descrive al meglio questo prodotto e la sua azione rinforzante della barriera cutanea, questa azione ristrutturante. E quindi è un trattamento veramente eccellente, ideale anche da miscelare insieme ad altri sieri di questa linea. Mi era piaciuto molto anche il siero quello illuminante. Sono prodotti questi di un livello già molto molto elevato. Quindi dice age delay, cioè cancella l'età. Ora, insomma, che cancelli l'età è un po' impossibile, no? Però comunque vi aiuta a cancellare i segni della stanchezza, no? E comunque con questa azione ristrutturante e rigenerante della pelle, la pelle nel complesso appare anche più luminosa, più distesa, quindi è un trattamento assolutamente consigliato. Ne basta poco, anche questo è un trattamento concentrato, ne basta poco, poche gocce, miscelato ad altri sieri oppure utilizzato da solo. E poi sopra andate ovviamente con la vostra crema, il vostro trattamento, è un prodotto che vi aiuta a rigenerare la pelle. E anche subito dopo l'applicazione sentite questa sensazione di comfort, quindi è un prodotto molto 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 bello, molto confortevole. Questo è proprio specifico per la pelle secca, infatti pelle secca, pelle stressata, pelle anche rovinata, no? Questo è un prodotto che è veramente eccellente. Anche la profumazione non è niente male, è una profumazione che quasi, non lo so, ha un profumo particolare, è un po' erbaceo, però è un erbaceo buono. Sapete che a me le profumazioni troppo erbacee non mi piacciono, però questo è buono. È comunque, cioè, si sente che è un prodotto di profumeria, no? Quindi hanno sempre queste profumazioni molto lussuose, molto avvolgenti, delicate. Si sentono, ma allo stesso tempo sono delicate. Vi dico, questo è un prodotto che mi ha colpito fin dai primi utilizzi. Ne basta poco, è molto concentrato. Ottimo, ottimo trattamento. Poi volevo farvi vedere un altro siero. Si tratta dell'Estée Lauder, l'Advanced Night Repair. Anche di questo non mi soffermo perché ho scritto un articolo di presentazione di questo prodotto, però appunto adesso volevo darvi le mie impressioni perché quello era una preview, era un articolo di preview. Allora, praticamente sono arrivata qua, non so se si riesce a vedere, questa è la confezione più grande da 75 ml. È la versione rinnovata dell'Advanced Night Repair, appunto questo siero ormai famosissimo in tutto il mondo, un siero brevettato, un siero che è stato come dire, imitato e copiato in tutte le salse, però alla fine questo rimane unico, unico nel suo genere. E questa è la nuova versione multi-recovered complex synchronized. Lo lascio qui perché almeno riuscite a leggere correttamente. E questa appunto è la versione potenziata. La texture e la profumazione rimangono inalterate, però appunto nel tempo potrete notare degli effetti di rigenerazione della pelle ancora più evidenti. Quindi è un trattamento ovviamente che mantiene tutte le caratteristiche positive delle altre versioni, però appunto questa è una versione potenziata. Vi dico, non mi dilungo perché vi rimando a quell'articolo. Anche la formula comunque, cioè è sempre lui, è sempre lui, quindi anche la formula di base è quella, però questa è la versione più concentrata, più attiva.
Sapete che di tanto in tanto Estée Lauder rivede la formulazione aggiornandola con i tempi, perché comunque anche le tecnologie cosmetiche man mano sono sempre più evolute, gli ingredienti sono sempre più, si trovano anche sempre nuovi ingredienti, quindi ovviamente la formulazione viene continuamente migliorata. E questo è un trattamento che questo è veramente multiuso. Lo potete utilizzare mattino e sera, è specifico per la sera perché vi aiuta proprio a riparare la pelle, però potete utilizzarlo anche di mattina. È veramente un prodotto eccellente, vi rimando all'articolo sul mio blog. Poi volevo farvi vedere delle ampolle prima di finirle, perché ne manca solo più una, e si tratta di queste nuove ampolle della Nivea. Queste mi sembra che le ho prese su Notino. Sono delle ampolle realizzate a base di Q10, però arricchite con vitamina C ed E. Sono caratterizzate da questa azione illuminante della pelle, però allo stesso tempo, contenendo Q10, abbiamo anche questa azione rassodante ed elasticizzante. Queste sono le ampolle, che sono già sparite tutte, ne è rimasta solo una. Comunque, insomma, le ampolle, vabbè, ve la faccio vedere, ma tanto alla fine sono tutte uguali. Si tratta di questa ampolla in vetro, ha una texture fluida, quindi non è un olio, ma è un siero molto fluido, si assorbe con un leggero massaggio e vi regala un aspetto più luminoso della pelle. Una pelle più luminosa, però allo stesso tempo più rimpolpata e soprattutto più rassodata. Sapete, il Q10 è un potente rassodante ed elasticizzante. E poi, appunto, essendo supportato dalla presenza della vitamina C illuminante e la vitamina E antiossidante, vi regala un effetto ancora più evidente. Questo è un trattamento da 7 giorni, io praticamente ormai l'ho finito, ed ogni ampolla contiene 1 ml. Io utilizzavo un'ampolla al giorno, solitamente di mattina. Ho notato che a volte massaggiando il prodotto si formava una leggera schiuma sulla pelle. Questo è una cosa che non ho capito più di tanto, perché quasi, cioè, se andavo a tamponare il prodotto no, però se andavo a massaggiarlo un po' di più, allora questo fluido faceva come se facesse un po' di scia bianca, una cosa molto molto particolare. Però in ogni caso è un prodotto che mi è, un trattamento che mi è piaciuto. Mi è piaciuto, quindi comunque nonostante questa texture un po' particolare, sono ampolle molto buone. Tra l'altro nella formula troviamo anche l'acido ialuronico, quindi sono ampolle molto complete che contengono appunto un po' di tutto. Contengono il Q10 rassodante e elasticizzante, l'azione antiossidante data dalla vitamina E, l'azione illuminante data dalla vitamina C e poi l'acido ialuronico con la sua solita azione idratante e rimpolpante, quindi un trattamento veramente eccellente, sicuramente sono ampolle che potrei ricomprare. Poi passando ai trattamenti occhi, allora ve ne faccio vedere due. Allora, prima vi faccio vedere un siero, sto utilizzando di Vestige Verdant Organic Skincare, questo è siero Infinity, questo è un siero contorno occhi, è un siero da 15 ml, nonostante il pack sembri più grande, comunque sono 15 ml, e è un pack molto lussuoso perché è munito di, come potete vedere, di questa sfera in acciaio che vi aiuta a fare un leggero massaggio nella zona del contorno occhi, quindi voi ve lo passate con movimenti circolari. È un siero acquoso, si assorbe rapidamente e vi aiuta a levigare i tratti e ha una leggera azione anche schiarente per quanto riguarda le occhiaie. Dovrebbe agire anche contro le borse, però per quello non vi so dire più di tanto, perché sì, al momento non è che abbia chissà che borse e magari ho più le occhiaie, anzi senza il magari. Questo è un trattamento realizzato con il primo ingrediente è l'acqua e i lactobacilli fermentati. Poi troviamo anche gli estratti fermentati di tè verde, gli estratti sempre fermentati di melograno, caffeina
squalene, olio di albicocca ed altri estratti, come anche troviamo l'aloe vera e l'olio di fico d'India, che è un olio molto prezioso, e troviamo anche l'acido ialuronico. Insomma, è un trattamento molto molto leggero nella texture perché è quasi evanescente, però allo stesso tempo è molto molto attivo e ricco di attivi. Vi dico, io lo utilizzo mattino e sera come siero contorno occhi. Infatti sono sempre alla ricerca di un siero contorno occhi perché comunque mi piace utilizzarlo, no? Come utilizzo il siero viso, mi piace utilizzare anche un siero nella zona del contorno occhi. Poi vabbè, ad esempio questo di Eisenberg, questo lo potete utilizzare anche nel contorno occhi, quindi va bene. Però prodotti specifici sieri contorno occhi non sono facili da trovare. Ho voluto provare questo di questo brand. Qui dice azione anti-age, illuminante, idratante, depuffing, quindi contour borse, occhiaie, decongestionante. Ecco. Effettivamente l'azione decongestionante si sente anche grazie alla presenza della sfera in acciaio. Che dire, è un prodotto efficace, attivo, efficace e sicuramente potrei ricomprarlo. Ovviamente questo è un siero, quindi dovete comunque abbinarlo a un trattamento un po' più intensivo. In ogni caso, questo, insomma, anche per essere un siero occhi, che sono abbastanza difficili da trovare, questo mi sta piacendo. Ad esempio, mi piace anche alternare quel genere di prodotti con dei sieri oleosi. Ad esempio, ho questo Roseberry Eye Revitalizer di Akamuti. Questo è un olio per la zona del contorno occhi. Questo magari lo applicherei dopo al siero acquoso. E questo è un olio realizzato a base di olio di rosa canina. Adesso io ho questo qua, però comunque potete anche utilizzare l'olio di rosa canina pura. E trovate anche su Nuvole Blu, trovate anche l'olio appunto di rosa canina pura. Questo è un mix di oli, comunque ha la rosa canina il primo ingrediente, poi abbiamo l'olio di rosa di nuovo, l'olio di prim di Cyanothera e Rubus, Lampone, Jojoba, quindi questo è un mix. Contiene anche l'olio essenziale di camomilla. Non è male, eh? Non è male, comunque diciamo che l'effetto di questo lo si può ricreare facilmente con un olio puro, ecco, anche senza fare un mix. Poi come contorno occhi ne sto utilizzando diversi, però ad esempio in un altro video vi ho fatto vedere quello di Clinique o l'About Eyes, vabbè, non mi dilungo. Questa è una mini taglia, è sempre un ottimo contorno occhi, poi ne ho anche altri. In ogni caso, volevo parlarvi di questo, è un contorno occhi di Natura Equa. Questo però più che altro lo metto nei nì, perché sì, per me veramente è molto, cioè, è sicuramente un ottimo contorno occhi, anche una formula sicuramente interessante. Però ecco, lo consiglierei a una persona giovane, anche se qui dice concentrato antirughe. Questo secondo me è un ottimo trattamento idratante, anche indicato per una ragazza giovane che ha 20 anni, non lo so, e questo potrebbe essere indicato, perché vi dico già su di me, non. Cioè di questo ho notato solamente un effetto idratante, però non un effetto antirughe, no, e neanche rimpolpante, quindi non so, non mi ha colpito più di tanto, però comunque questa è la consistenza, la profumazione è abbastanza buona, anche la texture è abbastanza cremosa, però diciamo che per il mio tipo di pelle, una pelle secca, non è così tanto nutriente, elasticizzante come piace a me. Questo lo potrei utilizzare proprio come base trucco, molto leggera nella zona del contorno occhi. Però ecco, questo qui dice crema contorno occhi 2 rose bio concentrata antirughe. Concentrata, c'è scritto. Comunque, vi dico, non.
Questo tra l'altro è un prodotto abbastanza nuovo del brand, però tra l'altro sono anche 30 ml. Però non mi ha colpito più di tanto, ecco, quindi l'ho trovato un trattamento molto molto blando. Non vi ho detto l'inci, comunque contiene ovviamente l'acqua di rosa rugosa, rosa moscosa e anche rosa damascena, immagino, anche se non lo vedo. E poi troviamo fiori di gelsomino, caffeina, acido ialuronico, riso. Ma sì, ragazzi, la formula non è niente male, però vi dico, sono comunque abituata a trattamenti un po' più intensivi. Questo, mi sento proprio di consigliarlo a una ragazza molto molto giovane, nonostante la dicitura concentrato anti-rughe. Ovviamente dipende sempre dalle tipologie di prodotti che siete soliti utilizzare. Poi, come creme viso, ve ne ho prese due, una da giorno e una da sera. Ovviamente queste le sto alternando ad altri prodotti, ecco, però vi faccio sempre una selezione perché sennò vengono sempre dei video infiniti. Allora, volevo farvi vedere di Pixi questa lozione alla vitamina C. Ora, questa è una lozione che è abbastanza leggera, però anche di giorno, miscelata anche a una o due gocce d'olio, non è niente male. Forse sì, è più indicata per l'estate. Però devo dire che non mi sta dispiacendo per niente. Comunque sapete che i prodotti Pixi a me piacciono sempre molto, sia come make-up che come skincare. Ecco, questo ne è venuto giù 1 litro. Questa è la crema perché è molto fluida. Non scende, però ha una consistenza molto acquosa. Vedete che il prodotto si dissolve subito in acqua. E è un trattamento molto fresco. Però ho notato che è un'ottima base trucco e vi aiuta a idratare la pelle, renderla più luminosa senza appesantirla. Io mi trovo bene anche se ho appunto una pelle secca, però devo dire che questo trattamento è ben bilanciato. Qui dice che contiene appunto vitamina C, e poi contiene allora vitamina C, acido ferulico, che è un potente antiossidante, e probiotici. Quindi è veramente un trattamento molto interessante. Pensate che il secondo ingrediente è l'acqua di arancio. Poi troviamo subito la vitamina C, scusate, la vitamina E, l'acido ferulico, acido lattico, poi la vitamina C, il riso, i bifidi fermentati e poi una serie infinita di ingredienti, tra cui anche l'acido ialuronico. Vi lascio qui un attimo l'inci, così potete fare un fermo immagine nel caso vi interessasse. Comunque, come al solito, vi lascio il link in descrizione. Sono 50 ml di prodotto. È un prodotto che mi piace, devo dire che mi piace, lo trovo molto versatile, ideale per la mattina, si assorbe con un leggero massaggio, vi lascia la pelle morbida e se proprio notate che è troppo leggero, basta una goccia d'olio che diventa anche subito più nutriente, però senza appesantire. Quindi anche questo è un ottimo, ottimo trattamento. Mi sta piacendo molto. Di sera invece sto utilizzando un trattamento più intensivo. Sto parlando di Estée Lauder, l'Advanced Time Zone Night, Age Reverse addirittura. Questa è una crema specifica anti-rughe dall'azione rassodante. Questa è di nuovo una crema bellissima, buonissima, anche questa molto concentrata, ne basta poca. E guardate la meraviglia del prodotto. Già solo la confezione ovviamente parla da sola e ovviamente ha il suo tappo protettivo, tra l'altro la cura del dettaglio e questo è il prodotto. Come potete vedere, spero si possa notare dal video, si tratta di una crema molto, non so se si può vedere, però è una crema molto soda. Ha una texture particolare, molto, molto presente sulla pelle e sembra quasi che trasferisca questo senso di pelle rassodata sul viso, appunto, questa texture.
È una texture molto compatta, soda, però che non vi va assolutamente a ungere la pelle, ma vi regala un'azione di pelle come sentite subito la pelle rimpolpata, idratata, nutrita e ha questa azione proprio rassodante, un'azione che notate fin dalle prime applicazioni. Ovviamente la profumazione non ne parliamo, è sempre buonissima, molto delicata e molto buona, come tutti i trattamenti Estée Lauder. E appunto un trattamento indicato per la notte e è anche particolarmente indicato da applicare sopra l'Advanced Night Repair. Questo è un mix molto molto valido. La formula è straricca di attivi e contiene uno speciale complesso che è proprio come un booster per la pelle, che aiuta a supportarne la struttura. Infatti ha questa azione rassodante, quasi ristrutturante e riduce l'aspetto di linee di espressione e rughe. Contiene questo complesso di aminoacidi che hanno un'azione naturale rimpolpante e lisciante delle rughe. La pelle appunto appare ogni mattina più levigata, più giovane e allo stesso tempo con meno linee di espressione. Qui dice che anche ovviamente dermatologicamente testata è testata anche non, cioè non, che non dà problemi per l'acne, quindi è un trattamento indicato anche se avete la pelle magari mista grassa o con tendenza acneica. Le pelli mature con tendenza acneica sono rare, ma comunque ci sono. E questo è sicuramente un trattamento indicato perché agisce sui segni del tempo, però allo stesso tempo ha questa texture e soprattutto questa formula che non va ad occludere i pori. Oggi mi ingarbuglio, non vado ad occludere i pori e non favorisce comunque la comparsa di brufoli. Ottimo trattamento. Alla mattina mi sveglio con una pelle più luminosa, più fresca e comunque un trattamento che effettivamente aiuta a minimizzare i segni di espressione. Quindi ve lo consiglio anche, ad esempio, se siete in un momento in cui avete la pelle più segnata dal solito, magari la pelle più stressata del solito. E niente ragazzi, che dire, questa era una selezione di alcuni dei prodotti top viso che sto utilizzando in questo momento. Vi ho inserito anche un prodotto NI, per carità, sì, per me è un bocciato, però è un prodotto no per il mio tipo di pelle, però sicuramente una pelle più meno esigente, diciamo così. A una pelle meno esigente sicuramente andrà molto bene. E che dire ragazzi, io come al solito vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo. Ciao!